benedetta la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Et verbum caro factum est. Consideriamo come quei fortunati pastori che vegliavano in quella campagna alla custodia del loro gregge, stupefatti della meravigliosa bellezza della notte, non comprendevano la ragione di quanto di portentoso accadeva in quell'ora. Poco dopo, volgendo essi in giro gli occhi, videro uno splendore abbagliante che partendo dal cielo finiva sulla grotta del presepio. E mentre stupefatti si domandavano l'un l'altro quale fosse la causa di tale sorprendente spettacolo, videro abbassarsi dal cielo una nube tanto luminosa da abbagliarli e far loro provare un grande spavento. Ecco comparire dal seno della nube un angelo che li confortò con tali espressioni: non temete, perché io vi porto la nuova di una grande letizia che allieterà tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato a voi il Salvatore che è Cristo Signore, ed ecco a voi il segnale: troverete un bambino avvolto nelle fasce e giacente in un presepe. A quell'angelo si unì una folta schiera di altri spiriti celesti, quali cantavano: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Girarono per aria annunciando agli altri pastori la lieta novella. I pastori allora, ripieni di santo giubilo e illuminati nella mente da quello stesso splendore che loro aveva abbagliati gli occhi, presero con sé dei doni corrispondenti al loro stato e con fede e amore si diressero alla volta del presepe. Colà giunti trovarono la Vergine Maria, il casto Giuseppe e il bambinello Gesù, avvolto in povere fasce e giacente in una mangiatoia. Alla vista di quella celeste bellezza non seppero contenersi dall'inginocchiarsi e dall'onorare il nato Redentore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Questa Santa Messa viene celebrata in suffragio dei nostri fratelli e sorelle defunti Pina Contunzi, Rocco Luigi e Vita Venezia, Angelo Raffaele e Giuseppino Garbellano. Preghiamo. Affrettati, non tardare, Signore Gesù. La tua venuta dia conforto e speranza a coloro che confidano nella tua misericordia. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Secondo libro di Samuele. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Natan rispose al re: va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti.
Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge perché tu fossi il capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio. Sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto, è un amore edificato per sempre. Nel cielo regni stabile la tua fedeltà. Canterò per sempre l'amore. Ho stretto alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide mio servo, stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono, canterò per sempre l'amore. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza, gli conserverò sempre. La mia alleanza gli sarà fedele, canterò per sempre. Sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Zaccaria, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte e dirigere i nostri passi
sulla via della pace. Parola del Signore. Giungiamo all'ultimo giorno di questo cammino che abbiamo fatto in questi 9 giorni e oggi ci seguono anche le persone che sono un po' più lontane rispetto al nostro paese. Parlo degli americani, dei piemontesi americani o comunque lontani che stanno seguendo questa diretta, a cui ovviamente va il saluto di tutta la comunità. Bene, questi giorni sono stato contento perché ho visto una comunità presente che partecipa a questi momenti, che sono momenti, secondo me, nei quali oltre va bene a riscoprire quello che siamo come comunità, quello che riassaporare quello che assaporavamo quando eravamo piccolini. Qualcuno raccontava degli episodi di quando le 9 lampade si facevano per esempio a San Giovanni. È bello perché in questi momenti la comunità si ritrova e riscopre se stessa. Questo è bello. Poi questi momenti sono belli perché sono, tra virgolette, da un certo punto di vista anche momenti di raccoglimento, di emozione, non so come dire, però allo stesso tempo non sono contento per un motivo, perché ho visto troppa gente partecipare alle 9 lampade così come si va a partecipare ad una rappresentazione teatrale. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che questa cosa qui si organizza perché c'è qualcuno che si fa presente e che ti vuole incontrare. E basta. Non si organizzano le 9 lampade perché sempre così si è fatto, no? No, no. E non si organizzano le 9 lampade per sentire suonare gli zampognari alla fine della messa. Nemmeno per questo motivo. Non si organizzano per fare tutti questi bei scenari, apparati e tutto il resto. No, no. Si organizzano per un motivo, perché attraverso queste celebrazioni tu possa incontrare Gesù Cristo. Fine. E perché da quell'incontro con Gesù Cristo tu possa essere cambiato, guarito, migliorato. Perché se io vengo qui dentro, mi faccio il segno della croce, canto tutto alla perfezione, ascolto bene l'omelia del prete, sto sveglio tutti questi 3/4 d'ora, che è una cosa pesante, soprattutto se siamo andati a letto tardi la sera prima, se io faccio tutte queste cose ma non mi alzo dal posto per venire qua davanti a incontrare Gesù Cristo in quel pezzo di pane, io non ho fatto niente. Niente. Sono felice perché ho visto tanta gente, ma sono triste perché tanta gente da quei banchi non si è alzata in questi giorni. Che cosa non ci fa alzare da quel banco? Il nostro peccato? Il fatto che non ci siamo confessati? Cioè siamo ancora legati agli insegnamenti dei bisnonni e trisnonni? Che se non mi confesso non vado alla comunione? E come ve lo devo, in quante lingue ve lo devo dire che non è così che funziona? Non è così che funziona. Nell'ultima riflessione di oggi c'è una frase che sicuramente è sfuggita a tutti, che però dice una cosa verissima. I pastori si recarono da Gesù portando a lui ciò che avevano, ciò che si confaceva al loro stato. Immaginate che poteva portare un pastorello a Gesù, poteva portare uno scrigno di diamanti, no, poteva portare drappi di seta, no, magari uno ha portato un po' di latte appena munto, uno ha portato una piccola formella di formaggio. I pastori andarono da Gesù portando ciò che era proprio del loro stato. E questa cosa sapete che significa? Che non è
che tu devi aspettare di avere lo scrigno di diamanti per venire davanti a Gesù, cioè non è che tu devi aspettare di essere splendente, di perfezione, di purezza, che non esiste ovviamente nella perfezione, nella purezza nel nostro genere umano, per venire qua davanti. No, tu devi venire qua davanti portando quello che in quel momento hai, le tue ansie, le tue angosce, i tuoi desideri di bene che magari c'hai nel cuore, il tuo desiderio di guarire da quella cosa, di migliorare in quell'altra cosa, quello che c'hai lo devi prendere e lo devi portare qua davanti. Perché sapete che cosa è l'incontro con Gesù Cristo nell'Eucaristia? È io che porto quello che sono, e magari c'ho tanti peccati, sì, va bene, e magari il prete stamattina è arrivato tardi e non mi ha potuto confessare, e va bene, o magari ho ancora qualche difficoltà a vivere il momento della confessione, perché mica siamo tutti nati, cresciuti e pasciuti in chiesa, eh? Sapete che tanta gente ha difficoltà a confessarsi perché non ha l'abitudine, no? E quindi magari dice, io sono... che devo portare davanti a Gesù tutta questa schifezza. Sì, lui vuole la tua schifezza, la vuole, sai perché la vuole? Perché la tua sporcizia, il tuo peccato, la tua fragilità senza Gesù rimarranno sporcizia, peccato e fragilità. Che hai concluso? Fammi capire, che hai concluso nel non venire all'Eucaristia, nella lavanda dei piedi che ascoltiamo il Giovedì Santo? C'è Gesù che vuole lavare i piedi agli apostoli, no? A un certo punto arriva da Pietro e Pietro dice, no Signore, non sia mai, io non sono degno che tu lavi i piedi a me. Trasportato nella vita sacramentale, no, io non sono degno di fare la comunione. Sapete che cosa risponde Gesù a Pietro? Due sono le cose: o ti fai lavare i piedi o tu non ti salverai, capito? O vieni all'Eucaristia nonostante i tuoi peccati, perché l'Eucaristia tra i suoi effetti ha quello di perdonare anche i peccati, o vieni all'Eucaristia nonostante la tua fragilità e i tuoi peccati, oppure tu non ti salverai. Non ti puoi salvare se non vieni all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è ciò che ti aiuta a diventare una cosa migliore. Sono stato chiaro? Quindi stamattina alzatevi da quel banco, per favore. Non fate come Pietro, no, non sono degno perché non mi sono confessato. Di nuovo Don Gabriele che dice sempre le stesse cose. La confessione e l'Eucaristia sono due sacramenti distinti e separati. Uno è stato creato da Gesù Cristo per una cosa e uno è stato voluto da Gesù Cristo per un'altra cosa. E quando Gesù Cristo questi due sacramenti li ha fatti, li ha voluti, li ha desiderati, non ha detto che questo serve per andare a questo. No, no. Ce l'hanno fatto credere per tanti motivi che poi se volete un giorno facciamo una catechesi e ve lo spiego. Non è così. Alzarsi alle 5 del mattino è scioccante, o no? Ditemela a me, che c'ho la sveglia ogni 3 minuti, 10 sveglie io metto, a partire dalle 5 fino alle 5.30, ogni 3 minuti c'ho una sveglia, perché c'ho l'angoscia di non svegliarmi, no? Si sciocca, poi il freddo. Va bene, io chiudo.
portate a Gesù quello che siete. Gesù non vuole quello che non siete o quello che ancora non potete riuscire a dargli, ma portateli quello che siete perché Lui abbia la possibilità di aiutarvi in un percorso di miglioramento della nostra vita. Questo è l'augurio che io mi faccio come pastore di questa comunità e che faccio ad ognuno di voi. Cristo viene a risanare le ferite inferte dal peccato sull'umanità e a salvarci con la sua venuta. Preghiamo insieme dicendo: vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù. Per i sacerdoti, illuminati dalla luce dello Spirito, sappiano vivere fino in fondo la loro vocazione di mediatori di Dio nell'esercizio del ministero sacerdotale e dispensatori della sua misericordia, preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per i giovani che rivestono cariche di responsabilità politiche e sociali, sorretti dalla grazia e consapevoli dell'importanza della loro missione, servano senza timore, con giustizia e costanza, la collettività, riconoscendo di essere chiamati alla santità attraverso il servizio ai fratelli, preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per coloro che assistono le persone affette da malattie incurabili, riconoscano la presenza di Cristo in tutto ciò che fanno e in tutti coloro che incontrano, e siano così testimoni della tenerezza di Dio, preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per le persone vittime di violenze, ingiustizie e abusi, la luce della fede vinca le tenebre della vendetta, del risentimento, dell'odio, e la loro sofferenza sia seme fecondo che faccia fiorire cammini di conversione, pace e liberazione, preghiamo. Per i nostri fratelli e sorelle defunti Pina, Rocco Luigi e Vita, Angelo Raffaele e Giuseppino, che si sono addormentati nella pace di Cristo perché il Signore li accolga nel suo regno, preghiamo. O Dio che mediante il battesimo fai di ogni cristiano un profeta, dona forza al nostro annuncio e fa che la nostra vita, attraverso l'incontro con Gesù Cristo, pane di vita eterna, sia riflesso della luce sua e di Dio, che vivono e regnano insieme per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Guardate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accetta con benevolenza, o Signore, i doni che ti presentiamo, perché noi, tuoi fedeli, comunicando al pane della vita e al calice della salvezza, siamo liberati dai peccati e possiamo attendere con cuore puro la gloria del tuo Figlio che viene. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria, in lei madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi nell'attesa della sua venuta uniti agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua lode. Santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti
preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Pina, Rocco Luigi e Vita, Angelo Raffaele e Giuseppino, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Rocco e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno con la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
ecce completa sunt omnia. Cristo Re della Gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo, vincitore della morte, hai aperto ai credenti cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre, verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. Ogni giorno ti benediciamo. Lodiamo il tuo nome per sempre. Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. Sia sempre con noi la tua misericordia. In te abbiamo speranza. Rinnovati da questo mirabile dono, ti preghiamo, Signore, come ora pregustiamo l'adorabile natività del tuo Figlio, così possiamo accogliere nella gioia i suoi doni eterni. Egli vive e regna nei secoli dei
nei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Vi ricordo che la messa della notte di Natale avrà inizio questa sera alle ore 23. La messa è finita, andate in pace. Andiamo.